Più si espone il mastello del secco, più si pagherà la tari. Alessandro Guerrettino, assessore all'igiene del suolo. Sì, allora l'introduzione della tariffa puntuale che verrà introdotta non da subito, ma contiamo entro l'arco dell'anno, sarà basata sul numero di esposizioni dei mastelli. Quindi l'utente sarà portato a esporre il mastello del secco solo nel momento in cui questo effettivamente sarà pieno e quindi anche incentivare la riduzione del secco, del rifiuto secco. Così facendo, voi dite ci saranno degli sconti per quanto concerne la Tari, insomma la tassa sui rifiuti. Sì, esattamente. Questo è un metodo che consentirà di, come dire, premiare sostanzialmente chi farà un conferimento, farà una corretta differenziata, quindi ridurrà la produzione del secco e conseguenzialmente aumenterà ovviamente la produzione della plastica, delle frazioni, valorizzabili. Quindi non ci sarà nessun peso dei rifiuti. No, allora il sistema del peso, anche se tecnicamente possibile, sarebbe molto complesso. In realtà nessuno lo utilizza, anche perché le operazioni di pesatura sono abbastanza lente con la tecnologia attuale. Invece questo metodo consente di valutare l'effettivo conferimento del rifiuto secco e anche in tempi più celeri. C'è il rischio, però, assessore Guerrettino, che possa ritrionfare il rifiuto selvaggio, Ma in così facendo. realtà questo tipo di conferimento avvantaggia, cioè favorisce il corretto conferimento. Per chi ovviamente già sta facendo la differenziata, lo incentiva a farlo ancora nella maniera più corretta. Poi chi invece usa quella pratica deprecabile di lancio del sacchetto, abbandono del rifiuto, ovviamente. Potrà anche in questo caso magari essere stimolato dal fatto che conferendo e producendo meno secco si ridurrà il tributo, quindi ha incentivo a come dire, sensibilizza anche quelle persone. Ma ovviamente poi noi affiancheremo e continueremo a potenziare i sistemi di controllo. Allo stato attuale alcune zone di Cagliari sono ancora invase da rifiuti, voi però state andando avanti con le telecamere, però per quanto concerne questa novità qua, da quando sarà introdotta? Se diciamo, il programma va avanti come prestabilito, dovremmo iniziare l'applicazione della tariffazione nell'ultimo trimestre di quest'anno. Dai rioni di Cagliari spariranno i maxi mastelli condominiali? Dai rioni di Cagliari? No, non dipende. Allora, i condomini che hanno diritto ad avere il mastello condominiale continueranno ad avere diritto, nel senso che il tributo e la riduzione quindi della tariffa potrà essere applicata anche ai mastelli condominiali, ovviamente. A quel punto però bisognerà fare Ci una sarà una sorta. ripartizione all'interno del condominio. Ecco, in una battuta, assessore Guerrettino, questa ripartizione del condominio potrebbe portare qualche problema, magari il condomino che dice io però ho gettato meno rifiuti della mia vicina di casa. Ma ovviamente in quel caso la distribuzione, come dire, la suddivisione verrà fatta in maniera, adesso non vi saprei dire nel tecnico esattamente come, quindi o in parti uguali o in millesimi ovviamente, però è ovvio che se nel condominio c'è qualcuno che non, come dire, non fa correttamente la riduzione del rifiuto, potrebbe in parte intaccare, però diciamo, nell'insieme, diciamo, dovrebbe avvantaggiarsi anche la parte condominiale.